Signore e signori, dal Teatro Comunale di Benevento ha inizio Dal Vangelo a Caravaggio, la vocazione di San Matteo. via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli, perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù li udì e disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi. Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Buonasera a tutti. ben trovati in questa splendida location che è il Teatro Comunale di Benevento, fra l'altro tornato al pubblico, restaurato e riaperto da pochissimo tempo. Questa è una serata particolarmente emozionante, perché assisteremo a un dialogo tra fede e arte, l'arte che parla alla nostra fede. Abbiamo appena ascoltato il brano del Vangelo di Matteo, incentrato sulla sua chiamata. E qui vediamo l'opera di Caravaggio, stiamo per vedere, che raffigura proprio la vocazione di San Matteo. Molti di noi l'hanno potuto ammirare dal vivo eh, nella chiesa in cui è custodita a Roma, dove si trova San Luigi dei Francesi, ma questa sera la vedremo con altri occhi, perché a raccontarcela è colui che viene definito il teologo della bellezza, Padre Jean-Paul Hernandez. Padre Hernandez è un gesuita che ha fatto della parola la cifra della sua vita, della sua storia. La sua passione per l'arte lo ha portato a dirigere la scuola di alta formazione e teologia presso la facoltà teologica dell'Italia meridionale, ma è anche un volto noto della televisione. Commenta infatti il Vangelo della domenica per TV2000 nel programma Sulla strada. Penso che molti di noi ecco, lo hanno già visto su tv2000 e fra poco ci farà conoscere i tanti segreti che si celano dietro questo capolavoro dell'arte sacra. Invitiamo qui sul palco a salire il nostro ospite, abbiamo il piacere di avere con noi nella nostra città di benevento e nella nostra diocesi padre Jean-Paul Hernandez. Applausi. Grazie per questa, questo invito, ringrazio Sua Eccellenza e, e voi tutti. Fino a due minuti fa eh, ero un, un po' teso come uno è di solito quando deve presentare qualcosa davanti a un'assemblea. Poi, quando ho sentito questo pezzo di Ennio Morricone eh, della colonna sonora della, del film Mission, allora mi sono del tutto eh, sciolto, eh, mi avete già fatto venire qualche lacrimuccia perché io lo ascoltai per la prima volta quando avevo eh, 18 anni probabilmente 17 anni il film era appena uscito eh, era in un, in un piccolo cinema di una città piccola città industriale della svizzera dove sono nato e cresciuto io sono figlio di immigrati venuti dal sud Europa, mio papà dalla Spagna, mia mamma anche dalla Spagna, anche se di famiglia in parte italiana. E lì davanti a questo film, The Mission, eh, la missione che raccontava la storia delle, dei gesuiti nel sud America e di questi villaggi dove cercavano di liberare gli indigeni dalla schiavitù o dai cacciatori di schiavi, io eh, non per la prima volta, ma fu una delle volte in cui più seriamente dissi... Io vorrei una vita così. No? Io vorrei una vita così, come questi gesuiti che, che ho visto nel film. Ecco. Poi il Signore si serve anche dei film e poi sono finito a fare il gesuita. E, 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 e questa sera mi tocca parlare di un quadro che racconta una vocazione. Allora, grazie a questo pezzo di musica mi sono sintonizzato perfettamente con quello che, che sto per, per raccontarvi, per spiegarvi. È stato già detto che eh, questa quest opera del Caravaggio è, è custodita nella chiesa di San Luigi dei Francesi ed è quella che vediamo in questa diapositiva. Eh, siamo vicino al Palazzo del Senato della Repubblica a Roma, vicino a Piazza Navona e la chiesa nazionale della, della nazione francese a, 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 a Roma. E eh, All'interno di questa chiesa ci sono diverse cappelle laterali, come molto spesso nelle chiesi, chiese rinascimentali. Una di queste era stata eh, amministrata da un cardinale francese, Mathieu Cointrelle, eh, di cui vediamo qua un'immagine. Eh, questo Mathieu Cointrelle quando muore, lascia, dà un lascito, perché si possa rappresentare si Possano rappresentare le scene eh, principali della vita del santo di cui lui porta il nome Matteo, dunque Matteo, eh, Quantrella. Eh, la cappellina laterale, che è l'ultima in fondo a sinistra in questa chiesa, eh, si chiamerà dunque Cappella eh, Contarelli, che è l'italianizzazione di eh, eh, Matteo Quantrella. Quintre e che cosa. Eh, succede che muore questo cardinale prima di poter vedere eh, a chi sarà assegnata, a chi sarà chiesta quest'opera e un suo amico, un altro cardinale del Monte, cardinale del Monte eh, alla fine trova un pittore che era arrivato da poco a, a Roma, un pittore lombardo, che lavorava un po' come garzone di bottega eh, presso un altro pittore a, far, a fare rifiniture. Eh, di, di, questo, di questo altro pittore che per allora andava per la maggiore a Roma e eh, questo giovane pittore è colui che doveva diventare il famosissimo Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ebbene eh, nel 1599, 1599 riceve l'incarico e firma il contratto, siamo il 23 luglio di quell'anno, 1599, eh, il contratto per queste tre tele, queste tre rappresentazioni della vita di Matteo, in cui sopra l'altare doveva essere appunto Matteo che scrive il Vangelo, a destra il martirio, dunque la fine della vita terrestre di San Matteo, di Matteo l'Evangelista e a sinistra la sua vocazione dunque c'è una sequenza evidentemente nella quale chi entra in questa cappella è preso no? è preso dentro a questa, a questa vita di Matteo eh, potremmo dire che questa è la vita di Matteo, è stato chiamato eh, è stato ispirato e ha dato la vita e in realtà il suo Vangelo è tutto questo. Eh? Il suo Vangelo, eh, anche, anche il suo dare la vita, è un annuncio, eh? è un Evangelo che lui scrive con il suo sangue. Ma già quando, si, quando risponde alla chiamata, che è il testo che abbiamo ascoltato dal Vangelo stesso di Matteo, lui stesso scrive eh, la sua chiamata come Gesù lo ha chiamato, eh, anche questo è una notizia. Si può rispondere alla chiamata del Signore. Anche questo è una buona notizia. Ecco come adesso si presenta questa cappella Contarelli eh, nella chiesa di San Luigi dei Francesi ed ecco il nostro quadro sul quale adesso vi do alcune chiavi di lettura. Se noi osserviamo questo, questo quadro, eh, vediamo prima di tutto che ci sono due gruppi di persone. Mh? Sono due gruppi. Un primo gruppo sono questi due personaggi in piedi sulla destra, un altro sono quelli intorno al tavolo. E vediamo che c'è una differenza non soltanto spaziale: non soltanto sono separati da una sorta di abisso nero eh, che c'è in mezzo a questi due gruppi, ma c'è una differenza anche nel loro modo di vestire. Sembra che. Eh, quelli di, in piedi, i due personaggi in piedi sulla destra, siano vestiti, eh, come si diceva allora, come si diceva alla fine del Cinquecento, all'antica o all'evangelica, eh? come alla fine del Cinquecento si poteva pensare che erano vestiti eh, al tempo di Gesù. Mentre invece i personaggi intorno al tavolo sono vestiti esattamente come i coetanei di Caravaggio. E questo per noi oggi è meno... Eh, colpisce meno, di meno, ma all'epoca chi osservava questo, questo quadro, è evidente che si sentiva pienamente riconosciuto in quelli intorno al tavolo. Sono vestiti come noi, come se oggi mettessimo delle persone in giacca e cravatta, oppure con dei jeans, o con un pile, eh, o ecco, con vestiti di oggi intorno a un tavolo, improvvisamente però eh, arrivano nella scena due personaggi di un'altra epoca, di un altro tempo. Di 1600 anni prima. E questo è il primo messaggio, eh? sottile ma efficace. Eh, quel Gesù, eh, quel Gesù di 1600 anni fa, è capace di entrare nella tua vita. Mi piace molto dirvi queste parole all'inizio dell'Avvento. Che, che, che cosa stiamo vivendo come comunità cristiana? Il tempo di attesa della venuta. Ma in realtà questa venuta del Signore Gesù nella nostra vita è sempre. L'avvento non è altro che una sorta di esercizio spirituale, un tempo limitato, per rendersi conto che tutto il tempo, tutto l'anno è un avvento. Perché in ogni momento dell'anno ci può essere questo, che il Signore entra nel tuo spazio. Questo è il secondo punto, lo spazio. Di che spazio si tratta? Siamo in un esterno o in un interno? Vedete che lo scuro, eh, qua forse adesso non si vede benissimo, ma c'è una tapparella a questa finestra e eh, eh, dunque, eh, dunque eh, evidentemente la tapparella si mette all'esterno, no? tra l'altro, non, non c'è una maniglia in questa finestra, dunque eh, è chiaro che quasi sicuramente questa finestra, come ci è rappresentata ci, ci mostra che siamo all'esterno eppure se, se vedessimo un po' meglio qua la diapositiva lo potete controllare poi più tardi andando a casa in google immagini o insomma in qualche altra riproduzione eh, potete vedere eh, che c'è sopra l'uomo più eh, a sinistra quell'uomo anziano con gli occhiali una sorta di angolo perché angolo di casa un angolo che però eh, offre una fuga verso il fondo eh, a, a sinistra. Dunque è un angolo che anche questo ci mette all'esterno. All Sono due piccoli elementi che ci dicono forse siamo all'esterno. Eppure, eppure c'è un'ombra. Eh? C'è un'ombra di una porta, come se si fosse appena aperta una porta. E l'angolo della porta sembra quasi coincidere con la piuma di questo ragazzino, di questo bambino. E dunque si è appena aperta una porta da cui sono entrati probabilmente Gesù e l'altro personaggio che impareremo a riconoscere come Simon Pietro, e, e dunque sono entrati in un interno, ma Caravaggio non, fa, non sapeva dipingere forse? Non aveva le idee chiare? Caravaggio è il genio dell'ambiguità, si diverte con noi spettatori. E allora ci sta dicendo che è dentro e che è fuori, che è al tempo stesso nel segreto di una stanza, ma che è anche all'aperto lì dove Gesù passava. Infatti il primo, il primo verbo che abbiamo ascoltato nella lettura, che nella traduzione del 2008 che è stata letta è andò via da lì. No? in realtà nel greco è uscita lì e il verbo è lo stesso dell'esodo eh? l'exodos è l'uscita dunque è come dire eh, Gesù che fa un, es, un esodo e che passa eh? passa lungo il mare passa all'aperto è la storia di un Dio che passa eh? questo è il testo di questa chiamata eh, di, di Matteo Dunque, non sappiamo bene se un interno o un esterno, ecco l'ambiguità. Di sicuro c'è fra questi due personaggi e quelli intorno al tavolo un grande abisso, e a coprire questo abisso c'è solo ed esclusivamente il braccio di Gesù, anzi, la mano di Gesù. La mano di Gesù che è la chiamata, eh? e la eh, simboleggia proprio. La, la, la parola di Gesù che attraversa il buio, che attraversa questo abisso che sono anche i secoli di distanza fra Gesù di Nazareth e noi, ma che, sono anche, che è anche l'abisso della nostra lontananza, o meglio, della lontananza di queste persone nella loro vita eh, da, da Gesù. Ma è Lui che copre la distanza. Voi sapete, molti di voi, eh, sono un po' imbarazzato di parlare davanti a tanti di voi che sono grandi esperti anche di teologia. Qua c'è Lella che è stata la nostra migliore studentessa in assoluto nella facoltà e che, e che sa in molte cose, moltissimo di più di me. Eh, ma voi, eh, molti di voi dunque sapete che in ebraico e nel linguaggio biblico in generale perdonare è lo stesso verbo di coprire, perché è coprire una distanza. Eh? Il peccato non è altro che una distanza, una non relazione, una non comunicazione. Allora coprire quella distanza è perdonare il peccato e annullare la, la non relazione, annullare la distanza. Ecco, ecco il gesto che fa, eh, che fa Gesù. Questo gesto certamente è molto studiato perché, perché eh, corrisponde eh, e richiama evidentemente il gesto dell'altro Michelangelo nella Cappella Sistina, qualche generazione prima, eh, il gesto della creazione. Allora questo è interessante perché Caravaggio ha colto perfettamente che questo racconto di vocazione è anche un racconto di creazione. La vocazione è una creazione. E questo lo ha colto, eh, se ricordate il testo che abbiamo appena ascoltato, c'è alla fine questa, questa frase, eh, ehm, gli disse eh, seguimi, lui si alzò e lo seguì. Eh? Questa sequenza fra seguimi e lo seguì, lo stesso verbo, prima all'imperativo, poi all'indicativo del passato, che cosa richiama? Quando nella Bibbia abbiamo un verbo all'imperativo, eh, sia così. E poi lo stesso verbo, eh, e fu così, all'indicativo passato, evidentemente per l'orecchio ebraico immediatamente ricorda il racconto della creazione. È un racconto di creazione, come sia la luce e la luce fu, si separino le acque di sopra e di sotto e fu così. No? È la parola performativa, eh, dicono gli studiosi, cioè che realizza veramente ciò che dice, la parola creatrice che immediatamente diventa realtà. Allora, ecco ciò che richiama il Caravaggio. Ah, non sappiamo se lo ha fatto per conoscenza filologica, perché forse ha capito perfettamente che questo era un richiamo, perché questo lo diciamo noi oggi, noi, noi esegeti, noi teologi che studiamo questi testi, diciamo è evidentemente un richiamo a, alla, alla Genesi, ma... Non sappiamo se Caravaggio veramente ha fatto questo collegamento dal punto di vista eh, esegetico-filologico, ma sicuramente il sesto senso della sua sensibilità straordinaria ha colto che questo racconto ha qualcosa a che fare con una creazione. Ma attenzione, non è una citazione semplicemente della mano del padre creatore. Se osserviamo meglio come è fatta questa mano di Gesù, in realtà è vero che viene dalla stessa parte, cioè da, de da destra, della parte eh, de del Padre che crea e Adamo che sta a sinistra. Ma il gesto con questo braccio così un po' con questo braccio teso, ma la mano un po' abbandonata, è la mano di Adamo. Geniale, geniale. Cioè, va, va, va avanti. Cioè va... Non è una semplice citazione, ah guardate come sono colto che conosco anche la Cappella Sistina. No, no, qua c'è un'elaborazione spirituale, teologica, antropologica strepitosa. Vuol dire che la creazione, che è la vocazione, la nuova creazione della nostra vita, passa attraverso la carne di Adamo, non viene da una nuvoletta. Non, la, la, la vocazione non viene perché improvvisamente si apre il cielo, eh, qua è bellissimo la rappresentazione del cielo aperto, ma eh, normalmente passa attraverso qualcosa, per me è passato attraverso Ennio Morricone e la musica dei mission, ecco, per dire, questa è la carne, questa è la, la mano di Adamo che, che mi ha parlato, attraverso cui sì, il creatore ha fatto una nuova creazione, mi ha chiamato. Eh, tra l'altro eh, questo gesto, la mano, Caravaggio sa benissimo che nella tradizione medievale e poi rinascimentale ehm, significa la parola. Abbiamo tantissimi esempi nell'arte nell del tardo medioevo, qua sono diversi esempi di diversi eh, musei d'Italia di, 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 centrale e del nord, eh, e la mano è la parola e molto spesso è associata a che cosa? Alla croce. Infatti il, medioevo, il tardo Medioevo voleva rappresentare in questo modo, qua siamo a Bologna, Santo Stefano, voleva rappresentare in questo modo un'espressione di San Paolo, in cui San Paolo dice ciò che parla la tua vita, ciò che sono venuto a dirti, ad annunciarti, è solo una cosa. Non sono discorsi teorici sapienti, filosofici, ma solo una parola, Logos tu stauru, la parola della croce. Solo quello sono venuto a dirti perché solo quello tocca il tuo cuore e rinnova la tua vita, la parola della croce, che è un'espressione interessante perché la parola messa in croce, questo è Gesù, ma vuol dire anche che l'unica parola è la croce cioè il dono di sé, è l'amore radicale, questa è l'unica cosa che parla, l'unica cosa che è credibile ancora oggi, è quando tu vedi l'amore, quando vedi qualcuno che si, che si spreca, come diciamo noi, che si dona. Ecco, questo è ciò che mi parla nella mia vita. Posso dire che oltre a Ennio Morricone, per me ciò che mi ha aiutato a fare una scelta nella mia vita sono quelle persone che ho visto. Eh, per me è stato qualche sacerdote, qualche... Ecco, questi qua hanno dato la vita, ecco, questo mi parla, Logos Tustavru, la parola della croce. Allora, eh, non è un caso se Caravaggio mette questa mano esattamente in asse, esattamente in asse, con la finestra. Dove si disegna una croce. Eh, al tempo di Caravaggio le finestre di Roma avevano tante altre forme possibili, piccoli quadrati, eh, fondi di bottiglia, eh, dunque rotondetti piccoli, eccetera, eccetera. Qua non è una scelta casuale, evidentemente, eh? non c'è niente a caso in questo quadro, ma c'è una perfetta coincidenza fra la mano eh, creatrice, diciamo così. Eh, che è la parola, che è la parola che attraversa l'abisso, è la croce, è la parola della croce. E in questo Caravaggio ha colto anche nel racconto un'altra dimensione che oltre a essere un racconto, quello che abbiamo ascoltato prima, di eh, nuova creazione, è anche un racconto di passione, perché è Gesù che passa e si usa, guarda caso, lo stesso verbo, passare che poi se andiamo indietro nell'ebraico, è Pesach, che è il passaggio del Mar Rosso, eccetera, ma per Gesù è la passione, è la morte, è la croce. Dunque, perché c'è la, la passione di Gesù, il passare di Gesù, fa in te una creazione nuova. E adesso andiamo a vedere, analizzare le, i personaggi intorno al tavolo. Per quello è importante essere anche un po' storico, no? anche andare un pochettino a, a cercare qual era il testo che Caravaggio aveva davanti, oltre al racconto biblico evidentemente. Era una, un bigliettino del, del, del Cardinal Quantrell eh, che, eh, che diceva questo. Io ve lo leggo, ve leggo almeno una parte. Dice: ecco, che vuole che si rappresenti Matteo. Dice. In atto d'aver riscosso qualche somma, o come meglio parerà, dal qual banco San Matteo si levi con desiderio per venire a nostro Signore, che passando lungo la strada lo chiama. Bigliettino un po' complicato. cioè, o oh, che sta riscottendo un po una somma di denaro, oppure, se meglio riparerà, all'artista a cui sarà chiesto questo, nell'atto stesso di, 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 di alzarsi, no? eh, da quel banco San Matteo si levi, si alzi, con il desiderio di venire a Nostro Signore. Eh, qua la domanda è chi è Matteo? Chi è Matteo? Allora, da quel critico d'arte del Seicento, della fine del Seicento, che è il Bellori, che è uno di quelli che inizia a scrivere un po' una storia dell'arte, non ancora con la nostra, i nostri criteri scientifici, ma insomma che descrive volentieri le opere degli artisti, eh, il Bellori evidentemente identifica Matteo con l'uomo della barba che fa questo gesto, no? quasi come se dicesse, ma stai chiamando proprio me? Uh, invece questo bigliettino piuttosto ci porta a, verso un'altra via. No? Questo bigliettino ci dice che è o colui che sta appena ricevendo i soldi, oppure colui che sta facendo stesso il gesto di alzarsi con il desiderio di andare verso il Signore. E qua, qua sono due le possibilità. O questo ragazzo a sinistra che tiene, adesso lo faccio vedere forse un po' meglio, vediamo un po' se ho qualche... ecco, che tiene così le mani eh, come se stesse controllando, come se stesse guardando i soldi, e lo sguardo eh, fisso sui soldi, tra l'altro qua si vede poco, ma il, lo sguardo è spalancato, no? è aperto, gli occhi sono come fissi, quasi di un matto, assorbito, ossessionato dai soldi oppure, oppure l'altro personaggio, eh, eh, personaggio quello, eh, quello che si sta proprio alzando, quello, quello che corrisponde esattamente alla seconda possibilità, eh, come, come dice eh, il, il bigliettino. Chi, chi è dei due? E allora molti eh, critici hanno iniziato a dire, ma forse questo maestro dell'ambiguità che è Caravaggio, ha voluto giocare anche, anche qua con noi. Anzi, forse questo bigliettino è già un po' ambiguo in sé, perché uno poteva scegliere le due opzioni, gli ha dato l'idea per dire ma sai che, ma sai che forse, forse tutte e due li posso, far, li posso fare come immagine di Matteo? Perché sono l'inizio e la fine di un processo di un processo che è il processo della, della risposta alla chiamata. Perché è come se Caravaggio ci dicesse, ragazzi non ci credo che lui sia alzato così, no? Passato Gesù, tang, c'è la molla che immediatamente... No, forse l'Evangelista in, in, in mezzo eh, versetto, in questa vocazione che è definita la più veloce di tutta la Bibbia, perché passa Gesù, tac, tac, si alza, eh, forse in realtà sta riassumendo una storia che, che è un po' più lunga. E, e chi di noi è, è o sposato o uh, ha fatto una scelta di vita consacrata, cioè sa che non è che... Sì, si parla dell'amore a prima vista, d'accordo, ci può stare, ma non è che amore a prima vista dunque ti sposi, mo, questo pomeriggio. Cioè, un attimo... Eh, cioè è un processo, una scelta di vita è un processo, ed è come se Caravaggio dice se io non ci credo che è stato così veloce c'è stato tutto un processo e dunque va benissimo sia il primo sia l'ultimo ma anche quelli in mezzo sono i passi di un processo e allora il primo certamente certamente che è, eh, che è Matteo, perché da, a vederlo da lontano sembra che le sue mani siano ancora delle mani eh, quasi disumane, no? quasi delle, dei piedi di porco quasi sembra. Visto, eh? e, è, un, è, un, è un lavoro che lo disumanizza il suo, è un lavoro che lo, che lo rende eh, animale. Eh? E poi, tra l'altro, si riconosce che tiene in mano una borsa, e ecco, dunque attaccato a, 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 ai suoi soldi e, e dicevo prima: gli occhi spalancati su ossessionati dal, dal possedere questi soldi è, è chiuso in se stesso e la luce, che è la grazia, sempre, è la grazia eh, illumina che cosa? Illumina proprio le sue mani. Un po' come dire, il primo passo della grazia è la consapevolezza che il male fa male. Cioè, che... Questo tipo di vita che stava facendo lui, in cui sapete che i pubblicani nell'antichità erano terribili perché sono quelli che avevano il permesso dai romani di prendere tutti i soldi che, 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 che volevano, specialmente dai poveri, è un po' come la malavita organizzata, nel senso che sono forti con, con i deboli e deboli con i forti. Non è che chiedevano i soldi al, al potente del. Eh, del villaggio, eh, amico, amico del, del centurione romano, no, no, <ride> chiedevano ai più poveri e dunque poi dopo li massacravano ovviamente. Allora questo personaggio così odiato, che è solo perché se sei così e che sei un solitario, eh, per questo personaggio qua gli altri sono soltanto dei numeretti, no? come Paperon de Paperoni, che c'è cioè il dollaro lì nell'occhio, cioè vediamo quanto mi, quanto mi deve dare, gli altri sono puramente dei debiti, non, non, non ha una vera relazione, non ha delle persone nella sua vita, è, 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 è la persona più solitaria del mondo, più odiata della società dell'epoca, ecco, si rende conto che sta diventando un animale, che la sua vita è animalesca, e questo è il primissimo passo della grazia. Poi c'è, vedete qua le mani. Poi c'è un secondo personaggio, che è questo qua, che è il primo che alza la testa. Che è il primo che alza la testa e che fa con la mano il gesto quasi che riecheggia la parola. E quando la parola ti ha toccato, e quando quella parola creatrice per la prima volta tocca il cuore, sicuro che per ciascuno di voi, questa sera. C'è un momento della tua vita in cui c'è una parola, per chi è credente sarà forse una parola della Bibbia, una parola eh, che ha a che fare con la fede, per altri sarà forse un altro tipo di parola, ma quella parola che ha cambiato la mia vita, quella parola che mi ha fatto riflettere profondamente per la prima volta, che mi ha toccato il cuore, che mi ha riscaldato il cuore. E allora questo alzare lo sguardo e essere illuminato è, è iniziare a, a riflettere flettere, eh? e, e, e anche letteralmente, rifle la riflessione è quasi un fare da specchio a qualcosa che è esterno, ecco riflettere e, e, e far risuonare dentro questa parola. Tra l'altro anche il dito è ambiguo, geniale Caravaggio, sta dicendo stai chiamando me, ma il dito sta anche indicando l'altro, dunque sta anche indicando questo qua, perché nel fondo è lo stesso, è Matteo. Sono due fasi di Matteo, sono due step di questo, di questo processo di risposta alla chiamata. Tra l'altro, se guardiamo più da vicino, queste due mani non sono tutte e due del ragazzo ricurvo, chiuso in se stesso. Una sì, quella più vicina a noi, ma l'altra, osservate bene da dove viene, è la mano dell'uomo, è la mano di questo qua, dell'uomo della barba, e dunque è lo stesso, è lo stesso personaggio barba nella iconografia classica è anche la saggezza, la barba del filosofo. Dunque la saggezza è l'inizio è quando inizi a riflettere sulla parola. E che cosa crea questa parola? Questa parola ti, ti crea, ti ricrea, ti fa totalmente nuovo, ti fa nascere nuova creatura. E allora in quel personaggio così triste che Levi, il pubblicano, Matteo, eh, l'altro nome, eh, Levi, no? negli altri Vangeli, eh, Levi il pubblicano così triste, ma uno, uno decide già da piccolo, nasce già decidendo di diventare pubblicano, decidendo di diventare malfattore? No, la vita molte volte ti porta. Non sto dicendo che non c'è colpevolezza, certamente, siamo responsabili tutti dei nostri atti. Però sappiamo bene che la vita tante volte ti porta e se non stai attento ti ritrovi in situazioni che non avresti mai voluto, a essere colui che non avresti mai voluto essere e conservi la nostalgia di una purezza persa, di una purezza che tu avevi quando eri bambino. Solo la parola ti ridà questa purezza ed è il terzo passo. Questo bambino è la nuova creatura, è il terzo step quando la parola ti rinnova la vita, quando vedi tutto con occhi nuovi come da bambino che sai stupirti. Ecco, ecco la nuova creazione. Ecco quel bambino puro che forse Matteo avrebbe sempre voluto essere. Ecco eh, quella verginità restituita a Matteo, e poi l'ultimo. L'ultimo è, è questo personaggio. Vi faccio vedere il quadro generale: questo personaggio che è qua in mezzo, che guarda caso è esattamente in mezzo, appunto, è l'ago della bilancia. E l'ago della bilancia vuol dire il luogo decisivo, il personaggio che si sta decidendo, che corrisponde al bigliettino del cardinale nell'atto stesso di levarsi e andare con desiderio verso Gesù, ecco, nell'atto stesso di attraversare questo abisso e andare verso Gesù, infatti si sta spingendo lo sgabello è, 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 è in bilico, dunque è già sbilanciato, Ma vedete che letteralità anche che cos'è rispondere alla vocazione, sbilanciarsi, rispondere alla parola, sbilanciarsi e qua abbiamo due, due rimandi importanti. Il primo è la spada. Vedete la spada? Perché? Perché quando tu esci per sbilanciarti, esci da quell'ambiente in cui stavi, eh, tu devi tagliare. Infatti decidere viene anche da cidere, no? una radice latina che è tagliare. L'altro rimando, e qua molti, molti commentatori hanno sottolineato, che Caravaggio in realtà si pone... In una posizione spirituale, eh, in, in, in dialogo fra, fra, fra protestantesimo e cattolicesimo, dalla parte cattolica, ma sottolineando la grazia, ma senza negare che tu eh, devi rispondere, devi accogliere quella grazia. È stato eh, avvicinato un testo di un, di un predicatore della, della Controriforma. Eh, degli anni della gioventù di Caravaggio che forse Caravaggio avrebbe ascoltato che un certo, ehm, certo Francesco Pinigarola che ripeteva costantemente la grazia, la grazia ci è data ma tu devi darle, dargli il consenso no? eh, dunque la grazia ci è data che la, che la luce, che l'ingresso di Gesù eh, nella tua vita ma tu devi dargli il consenso tu devi accoglierla tu devi alzarti alzarti che guarda caso è il verbo della risurrezione ah, che è però esattamente nel testo biblico proprio a me, a, in mezzo lì ficcato in mezzo a eh, eh, um, seguimi e lo seguì dunque che cosa provoca la, la, la risposta alla vocazione è non solo una creazione, ma è una risurrezione. Alzarsi è il gesto della risurrezione. Lui passa, cioè lui è in passione. Gesù è la croce, è la parola della croce. Gesù dà la vita, Gesù muore sulla croce affinché tu risorga per chiamarti, per crearti di nuovo, perché tu ti possa alzare. E eh, concludiamo con una riflessione su un altro personaggio che... Ah no, dimenticavo ancora, questo, questo ultimo Matteo, questo giovane in età delle scelte, no? Avrà, sarà un ventenne, è vestito proprio in bianco e nero, non è una questione calcistica qua, è, è, è proprio tenebre luce, cioè è, è, è decidersi. Eh? Tutto, eh? Tut nessun dettaglio è a caso, vedete. Adesso finisco perché il tempo ormai è scaduto, ma voglio dire, eh, questo quadro è, è, è infinito. Ma appunto, prima di finire, volevo dire che la giunta di Simon Pietro, anche questa è meravigliosa, non c'è nel Vangelo Simon Pietro, non c'è nel racconto della vocazione di Matteo. Eppure Caravaggio lo mette lì. E il Calvesi dice probabilmente perché il Caravaggio da grande peccatore sa che, tu, che Gesù ti chiama attraverso un altro peccatore, no? c'è quasi come un gioco di complicità fra gli sguardi di tutti questi Matteo, di tutte queste fasi di Matteo e Pietro che vedete Pietro quasi scimmiotta eh, la mano poveretto, fa ridere, cioè, in paragone con il gesto... Elegante di Gesù, che è bellissimo, no? Gesù è proprio di una bellezza straordinaria. Eh, povero, povero Pietro, fa ridere, ecco, è un po', siamo un po' noi, eh? un po' la Chiesa, un po' la comunità cristiana, non c'è paragone. Gesù è Gesù e noi facciamo quel che possiamo. Ma guarda caso, proprio perché c'è questa debolezza della comunità cristiana, questa debolezza di Pietro siamo a Roma e dunque bisognava, bisognava mettere Pietro anche evidentemente, ma eh, Matteo si sente non così lontano, eh, si sente eh, eh, che allora se ce l'ha fatta lui forse anch'io ce la posso fare, riflessione che io quando avevo eh, 18 anni o 17 anni ho fatto tante volte. Ecco. E eh, la mia, riportiamo alla, alla immagine eh, globale per dire che eh, L'unico personaggio di cui non abbiamo ancora parlato è il vecchietto con, con, il, con gli occhiali che sta lì a dire eh, concentrati, no? se, se potessimo mettere una, un fumetto, no? una, una nuvoletta a, a questo qua, eh, eh, sta all'orecchio dell'uomo della barba dicendo non distrarti, eh, concentrati in ciò che conta. conta. Cos'è quest'uomo con gli occhiali? alle antipodi di Gesù che sembra eh, che, lo, che la salunga, no? che, lo, che, che, che comprende la realtà e che non vuole che questo processo vada avanti, anzi che si mette fra eh, la tappa 0 e la tappa 1 di questo processo di risposta alla vocazione, eh, si può vedere in questo un'immagine appunto dell'anticristo, ma non come cosa magica come quella vocina che dentro di noi ti dice ma no, ma no, ma, ma non illuderti, ma rimani attaccato qua, che sono le cose che contano, non ascoltare quella parola che è entrata così nella tua vita. Invece Matteo si alzerà, andrà all'altro tavolo e sono molto contento che questa sera abbiamo ascoltato anche la fine del racconto, perché la fine del racconto è che si ritrovano tutti intorno a un altro tavolo che stanno mangiando insieme, Gesù, i peccatori. E allora uno potrebbe dire, oh Caravaggio, e l'altro tavolo dove l'hai rappresentato? Perché adesso si alzerà questo uomo bianco e nero eh, e, e andrà con Gesù e andranno all'altro tavolo, dove è l'altro tavolo? Quello della, della festa. Ebbene, è nella cappella, eh? è nella cappella eh, tridimensionale, e esattamente, ecco qua, eh, scusate. Facciamo vedere l'inizio, è esattamente l'altare, esattamente l'altare, cioè è un gioco tridimensionale: no? il tavolo della festa, la festa, il pasto con Gesù e l'Eucarestia. E allora tutti noi ci possiamo rispecchiare in questo Matteo che arriva all'Eucarestia da peccatore, ma se stiamo nell'Eucarestia è perché abbiamo ascoltato quella voce e ci siamo alzati io eh, vi ringrazio Ecco, che belle emozioni che ci ha fatto provare Padre Hernandez facendoci compiere un vero e proprio viaggio fra arte e spiritualità questa sera. Emozioni enfatizzate sicuramente grazie anche all'orchestra che sta accompagnando la serata e perché anche l'arte anche la musica è un'arte, un altro linguaggio che parla alla nostra anima. Quindi grazie Padre Hernandez, grazie all'Orchestra Filarmonica di Benevento. E adesso è arrivato il momento di presentare colui che ha fortemente voluto questo incontro. Dobbiamo dire che questa serata rientra fra le iniziative che l'Arcidiocesi di Benevento, attraverso il suo pastore, vuole mettere in campo per sottolineare l'importanza di ancorare la vita della Chiesa alla parola. Tutti abbiamo ormai conosciuto lo spessore culturale del nostro Arcivescovo e anche la sua passione per l'arte. Infatti molto spesso utilizza l'arte nelle sue catechesi. Invitiamo sul palco Monsignor Felice Accocca. Io stasera devo solo ringraziare, veramente, ringraziare Dio intanto, eh, perché il padre... Hernández ha accolto l'invito perché voi avete accolto l'invito. Sono due risposte, stiamo stasera parlando di chiamate, di risposte, eh, estremamente importanti. Perché se il padre Hernández avesse accolto l'invito, ma voi l'avreste disprezzato, questa serata sarebbe risultata, direi, non così riuscita. E invece il padre Hernandez lo ha accolto e ci ha fatto dono veramente eh, di una lezione straordinaria mostrandoci le potenzialità del linguaggio dell'arte. Io vorrei che nella catechesi, certo, non siamo padre Hernandez noi, però già un bambino se ascolta, bambino, un ragazzo se ascolta dimentica, se vede ricorda. Se poi anche fa capisce e allora questa serata per me è importante anche per dire che nell'annuncio, nell'evangelizzazione, nella catechesi dobbiamo incrociare linguaggi, dobbiamo fare rete tra i diversi linguaggi per favorire l'efficacia di un messaggio che continua a essere, come dire, eh, continua, vuole interloquire con la nostra vita. Eh, come diceva Gesù, eh? che ha un abbigliamento di 1600 anni prima, entra però nell'attualità, che era quella di Caravaggio e che è la nostra. E allora vorrei no, che, che questo piano piano si intensificasse, anche intanto davvero. Eh? Grazie Padre Hernandez, cioè, eh, me ne avevano parlato di questa sua lezione, altri amici l'avevano ascoltata, degli scout, lo ricordano dopo anni, non so chi lei lo ha fatto e devo dire che quello che mi avevano detto corrispondeva davvero a verità e ancora eh, grazie a voi per esserci stati adesso ascolteremo un ultimo brano dell'orchestra filarmonica di benevento e ci ritroviamo per i saluti finali Ed eccoci giunti al momento conclusivo di questa serata, di questa bellissima e piacevolissima serata. Permettetemi di dire che sono stata molto felice di essere qui questa sera e prima di salutarci è d'obbligo fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto Padre Hernandez per essere stato qui con noi. Poi ringraziamo il trio dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, in particolare... Vittorio Coviello al flauto, Federica Paduano al violino, Emilio Mottola al violoncello. Prego. Grazie. Poi ringraziamo il comune di Benevento per il patrocinio, per averci ospitati qui in questa splendida location. Ringraziamo Giuseppe Vallone, che è la voce che ha letto il Vangelo di questa sera. L'equipe della diocesi di Benevento per aver curato l'organizzazione di questo evento e quindi l'arcivescovo Monsignor Felice Acrocca in particolare. Poi ringraziamo anche tutti i tecnici che hanno assicurato la buona riuscita della serata e, soprattutto, tutti voi qui presenti in sala. Grazie per essere stati qui con noi, per essere venuti in così tanti. Fra l'altro, vedo che eh, ecco, le balconate sono piene eh, fino all'ultimo piano. Quindi, un saluto anche a tutti voi là sopra. E salutiamo anche chi ci guarda da casa attraverso la, le telecamere di TSTV, di Telesperanza, la TV diocesana. E va bene, è finita. Eccoci, è finita questa serata. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Grazie e arrivederci.